ultimata la gara del mattino riservata ai più piccoli, alle 14 ha preso poi il via la gara di campionato Hard Trial. Fortunatamente una leggera velatura del cielo ha attenuato i raggi del sole e ha contribuito ad abbassare la temperatura di questo torrido inizio di luglio. La presenza in gara dello spagnolo, più volte campione del mondo, Adam Raga, che come prevede il regolamento può prendere punti ai fini della classifica di campionato italiano assoluto, non ha disturbato la sfida per la rincorsa al titolo, offrendo a tutti la possibilità di ammirare tanta bravura. Simpatico come sempre, Adam Raga si è dimostrato ancora una volta un campione di disponibilità, non rifiutando mai di siglare un autografo o di posare per una foto ricordo. Escludendo Adam Raga, scontato vincitore nella HTR1, ma sorpreso comunque dalla competitività del campionato italiano, la lotta per il successo è stata molto serrata, con Grattarola protagonista di un recupero da mondiale, mentre Daniele Maurino, Giacomo Assaleri, Fabio Lenzi e Dani Olivera si sono battuti per salire sull'ultimo gradino del podio. Nella HTR2 è notevole anche il distacco che Matteo Poli, oramai lanciato verso la massima categoria, ha inflitto a Samuele Zuccali, secondo classificato, mentre a sorpresa Francesco Zoppero, campione 2011 della 125, fermato d'inizio stagione da problemi fisici, supera avversari ben più accreditati di lui per salire sul podio. E le sorprese non sono mancate neppure nell'HTR3, dove a regolare i conti tra i pretendenti al titolo, ovvero Cattaneo e Zaccagnini, ci ha pensato il veterano Andrea Soulier, che ha deciso di partecipare una tantum a questa gara vincendo con un ottimo passo. Concorrenti al via nella massima categoria, la HTR1 contrassegnata dal più difficile percorso rosso. Attesissimo dal pubblico, Adam Raga su Gas Gas ha affrontato con la sua consueta guida spettacolare le prime zone di gara senza commettere alcun errore. Ma giunta alla spettacolare zona numero 5 ha sbagliato, passando in svantaggio nella classifica provvisoria di gara. Un paio di errori nelle successive zone 7 e 8 hanno dato il segno che le sezioni erano state bene tracciate anche per un fuoriclasse come Raga. Ma la supremazia dello spagnolo esce dalla zona 9 in avanti e il termine del primo giro vede Raga passare al comando con 7 penalità parziali. Il secondo giro è una passeggiata per lo spagnolo, che può lasciare spazio anche allo spettacolo, incantando il pubblico con numeri di grande scuola trialistica. Un solo piede posato all'ultima zona di gara ha macchiato il cartellino dello spagnolo, che va comunque a vincere la gara con 8 penalità complessive. Adam Raga riesce a trionfare, ma non è stato facile neanche per un campione come lui. Vero, non è stato facile questa gara. Prima, quando sono guardato le zone la mattina, pensavo che era più facile, ma dopo con il calore e con il povero che ci stava là sulle zone, scivolava tanto. E alla fine è stata una gara difficile che ha fatto fatica. Allora, il confronto con i nostri piloti logicamente c'è tanta differenza, ma come ti sono sembrati i nostri qui? Molto bene, penso che qua i piloti italiani si vedono più capaci e spingono di più che è possibile che in altre gare che lo vedono più lontano, no? Qua hanno una guerra tra loro. E alla fine il risultato è meglio che ad altre gare. È un consiglio che si può dare, che devono spingere uguale alle altre gare, ma qua sono dei piloti veramente forti. Unico in grado di avvicinarsi nei punteggi allo spagnolo Raga è stato il campione in carica Matteo Grattarola, anche lui su Gas Gas, che però commette un errore grave alla terza sezione, una delle più facili, rischiando di non riuscire poi più a recuperare questi 5 punti persi. Superata con 2 sole penalità la difficile zona numero 7, Grattarola ha poi proseguito senza ulteriori errori fino all'ultima sezione, dove però ha sbagliato l'ultimo ostacolo perdendo altri 5 punti. Nonostante questo scivolone, Grattarola ha chiuso il primo giro saldamente al secondo posto.
Nel secondo passaggio il lecchese della Gas Gas ha migliorato decisamente il passo e dopo un'imprecisione alla facile quarta zona lascia qualche piede soltanto sulle difficili zone numero 7 e numero 8. Purtroppo per Grattarolo nel trasferimento fino all'arrivo ha sbarrito il cartellino rimediando di conseguenza 10 punti aggiuntivi di penalità, che però non hanno compromesso ugualmente la sua seconda posizione finale, tanto era il suo vantaggio. La gara è stata dura, però è stata bella fino alla fine. Peccato che ho perso il cartellino, so che è un errore mio, ma uno non può rischiare di perdere un campionato oppure una gara perché perde un cartellino, quindi non penso sia molto, molto giusto, però va bene così, sono regolamenti, i regolamenti sono questi, anche se non è il massimo, però la gara dai, è andata bene, ho guidato bene, ho fatto un buon primo giro a 12, un buon secondo giro a 3, però e via, tutto sommato non mi posso lamentare, dai, sono contento per essere rimasto dietro a Adam per pochi punti. E così faccio complimenti all'organizzazione per l'ottimo tracciato, per l'ottimo percorso. Ha fatto veramente un caldo bestiale, però dai, con l'allenamento così abbiamo tenuto duro fino alla fine, è stata dura, ringrazio il team, ringrazio tutte le persone che mi hanno dato una mano. E dopo l'opaca prestazione che ha offerto nella gara di Chiuduno, Daniele Maurino, alla guida della Ossa, ha voluto dimostrare che anche in questo tipo di gare può dire la sua. Infatti è partito molto bene, al pari dei principali avversari, ma poi ha perso precisione nella parte centrale del percorso, lasciando a terra molti punti di penalità. Questo calo temporaneo porta Daniele Maurino a chiudere il primo giro con 18 penalità in quinta posizione. Al secondo passaggio però Maurino torna a guidare con maggiore precisione e sbaglia unicamente alla difficile zona numero 7 e al termine con altri 11 punti di penalità rimediati sulle 12 zone, Daniele Maurino ha chiuso la gara in terza posizione con 31 penalità. Sì, oggi tantissimo caldo proprio, è stata una gara penso più fisica che diciamo tecnica, perché comunque faceva veramente caldo e io mi sono comportato abbastanza bene. Nel primo giro ho fatto alcuni errori un po' banali, nel secondo giro ho dovuto timbrare una zona per arrivare in tempo ed è stato un po' quello che mi ha penalizzato, altrimenti avrei comunque girato un pochettino più basso. Sono contento comunque perché alla prima ero andato abbastanza male e quindi mi sto riprendendo anche dai problemi fisici, quindi speriamo di fare bene nel campionato che è ancora lungo. Grazie, ciao a tutti, ciao ciao. Al quarto posto troviamo il bresciano del team 3D, Giacomo Saleri, che ha stupito tutti con un avvio di gara folgorante che lo ha visto nettamente al comando fino alla zona numero 8 del primo giro, riuscendo a fare meglio addirittura anche di Raga. Purtroppo per Saleri la doccia fredda arriva alle ultime due sezioni, decisamente facili, dove ha sbagliato clamorosamente perdendo tutto il vantaggio fino a scivolare quindi al terzo posto provvisorio. Al secondo passaggio però le cose vanno un po' meno bene per Saleri, che avendo perso evidentemente la concentrazione ha peggiorato i punteggi chiudendo con altre 23 penalità. Soltanto il conteggio dei migliori passaggi a zero ha assegnato a Saleri il quarto posto finale a dispetto di Fabio Lenzi. E al quinto posto quindi troviamo il poliziotto bresciano Fabio Lenzi, che dopo un discreto avvio di gara allineato ai migliori, ha sbagliato la settima sezione perdendo anche lui la dovuta concentrazione. Memore della disfatta rimediata lo scorso anno proprio qui a Castellinaldo, Fabio Lenzi ha cercato di tenere saldi nervi contenendo i danni per non perdere il contatto dei primi, ma al termine della prima fase di gara si è ritrovato quindi in quarta posizione. Al secondo giro Lenzi non è riuscito a ridurre gli errori e con altre 19 penalità ha chiuso quindi la gara con 37 punti complessivi, a cui però deve aggiungere uno per il ritardo cronometrico. E al termine quindi con 38 penalità complessive, Lenzi è scivolato al quinto posto anche per via delle discriminanti che lo hanno visto sfavorito nei confronti di Saleri. Ma oggi è stata abbastanza dura, c'era molto caldo, le zone erano veramente impegnative. Sia dal punto di vista tecnico che fisico,
Io poi non ero al 100%, sono convalescente da una tonsillite, quindi sapevo che avrei patito. Infatti il secondo giro ho dovuto veramente stringere i denti per portare a termine la gara. Peccato un errore in entrata alla zona numero 5, se non ricordo, senza il quale avrei comunque migliorato leggermente il mio punteggio di gara. Adesso siamo in attesa di sapere come sono andati i risultati, però tutto sommato dal punto di vista sportivo è stata una giornata abbastanza positiva. Sale molto alto, molto bene. Sesta posizione per lo spagnolo della Ossa, Dani Oliveras, che nel corso del primo giro, nonostante qualche ottimo passaggio, ha stentato però a tenere il passo dei primi cinque, andando così a chiudere la prima tornata con 21 penalità, già in sesta posizione. Per lo spagnolo Oliveras, un leggero recupero messo in atto nella seconda parte di gara, però non è stato sufficiente per recuperare posizioni e al termine quindi con 39 penalità complessive ha dovuto accontentarsi del sesto posto. Se escludiamo i due stranieri, la settima posizione ottenuta dal bresciano Michele Orizio su scorta ha ricalcato fedelmente la sua regolarità ed il suo effettivo livello di preparazione, che denota anche in questa occasione la carenza di allenamento costante. Infatti Orizio, nonostante lo splendido passaggio a zero alla zona numero 5, ha stentato per tutto il corso del primo giro ad interpretare al meglio le zone di gara, chiudendo la prima tornata in nona posizione con 33 penalità. Al secondo passaggio Orizio ha cambiato decisamente marcia, dimezzando gli errori con un passo da podio. Questa bella rimonta lo ha portato quindi a chiudere la gara in settima posizione. Molto più distanti nei punteggi troviamo all'ottavo posto il rientrante Andrea Vaccaretti Subita, che dopo una lunga convalescenza ha cercato di ritrovare il passo di gara senza però cercare inutili rischi. Nono posto per Simone Statri su Gas Gas, anche lui in difficoltà su questo tipo di ostacoli, stranamente perché è un pilota estremamente spettacolare. Mentre al decimo posto troviamo un irriconoscibile Francesco Iolitta, che dopo aver calcato lungo il podio in questa prima parte di stagione si ritrova incredibilmente in decima posizione, lontanissimo dai primi. E chiude la classifica dell'HTR1 il torinese della Gas Gas Gianluca Turnur all'undicesimo posto. Allora, a questo punto noi siamo sul trasferimento, soprattutto sulle strade aperte al traffico. E sono 10 concorrenti al via nella categoria HTR2 che identifica le difficoltà da superare con il colore blu. Netto vincitore anche in questa seconda prova il bergamasco della Ossa Matteopoli ha dimostrato un passo di gara nettamente superiore a tutti gli altri avversari, confermando il suo stato di grazia di questa stagione. Un solo grave errore alla difficile zona numero 5 e un paio di piedi posati nelle sezioni centrali della gara hanno portato Poli al comando fin dalle prime battute. Un secondo giro ancora migliore del primo ha confermato lo strapotere di Poli, che ha vinto con 25 penalità complessive. Ma è andata abbastanza bene. Al primo giro ho fatto degli errori davvero banali, sono partito subito male alla prima zona che ho rotto la fettuccia, poi mi hanno detto che stavo recuperando e allora ho dato il massimo. Il caldo era insopportabile, però ho tenuto duro e sono riuscito a fare una bella vittoria. Devo ringraziare soprattutto Giorgio Donaggio che mi ha tenuto tranquillo, mio fratello Mauro che mi ha dato una mano
Nicolò Colombo che mi sistema la moto e anche lui mi dà una mano a portare da bere, a sistemare la moto, sono davvero tutti bravissimi, tutto il team OSX4 e la mia famiglia che mi permette di andare avanti con questo sport, grazie a tutti. Alle spalle di Poli si scatena la lotta per la piazza di onore che vede emergere grazie ad un miglior secondo giro il bresciano della Beta Samuele Zuccali che già dal primo passaggio ha dimostrato un buon passo, salvo poi perdere molto sul finale. Nel secondo giro Zuccali ha reagito con un bel recupero, specie nelle zone finali, così ha messo al sicuro un ottimo secondo posto grazie alle 44 penalità complessive. Allora oggi possiamo dire che il caldo mi ha distrutto, ma come vedo anche gli altri piloti è andata abbastanza bene, mi sono impegnato, ringrazio ovviamente il mio seguidore, Spapà, Team 3D, Motoclub Lazzate, tutti quelli che mi seguono e sono contento di questo risultato e niente, il caldo come ho già detto mi ha distrutto, le zone erano di un buon livello in quanto ho girato a 44 penalità. Si può dire che si può fare un ringraziamento appunto ai tracciatori, a tutta l'organizzazione e posso dire anche che mi sono divertito alla grande. E torna a sorprendere il vicentino Francesco Zompero su Beta che dopo il positivo rientro alle gare nella gara di Chiuduno ha scompaginato i giochi tra i semiprofessionisti della HTR2 inserendosi di prepotenza nella lotta per il podio. Con due passaggi molto buoni chiusi con 22 penalità per ogni giro, Francesco Zombello ha confermato la perfetta guarigione oltre che il valore del titolo vinto lo scorso anno nella 125, quindi per lui terzo posto meritato. Ed è stata decisamente sottotono la prestazione di Filippo Locca alla guida della Beta che è partito benissimo ma poi è andato evidentemente in confusione sbagliando in zone assolutamente alla sua portata. Tanto che al termine del primo giro si ritrova già in quarta posizione. Il secondo passaggio non porta grandi miglioramenti per la guida di Locca che al termine, con altre 24 penalità, ha confermato quindi la sua quarta piazza finale. Quinto posto per il perugino Pietro Petrangeli su Beta che si ritrova a contendere la posizione a Locca per tutta la gara, riuscendo a mantenere la quarta piazza fino all'ultima zona di gara, dove però a causa di un suo errore ha perso il vantaggio, scivolando così al quinto posto finale con 55 penalità. Sesto posto per il valtellinese Gabriele Giarba su Beta che ha alternato ottimi passaggi in zone difficili ad altri meno onorevoli su tratti di gara dove poteva fare molto meglio viste le sue capacità. E al termine della gara Giarba chiude con 62 penalità davanti al giovane bergamasco Diego Sonzogni sulla nuova JTG con cui si è confrontato per tutta la gara. E al termine un solo punto di penalità in più porta Diego Sonzogni a chiudere in settima posizione con 63 penalità complessive. E al termine di una giornata di gara piuttosto al di sotto delle sue possibilità, chiude in ottava posizione Francesco Gabrini, il bergamasco della Beta, che totalizza 33 penalità al primo giro e 32 al secondo, quindi per lui quasi nulla di recupero. 66 penalità finali e solamente un ottavo posto. Alle sue spalle Pietro Fioletti dello stesso motoclub in Lazzate in sella alla scorpa chiude con 79 penalità al nono posto mentre decimo Luca Ferrando su Gasgas con 100 penalità. Complimenti anche a questi tre protagonisti.
e sono 27 i concorrenti in gara nella terza categoria di questo campionato, dove tra i contendenti al titolo 2012 si è inserito a sorpresa Andrea Soulier, una vecchia volpe del trio nazionale che ha deciso di prendere parte occasionalmente a questo campionato, ottenendo quindi un netto successo qui a Castellinaldo. Partito in sordina, il veterano della OSS Andrea Soulier ha ben presto trovato il giusto feeling sugli ostacoli secchi di Castellinaldo, posando soltanto qualche piede nei passaggi più duri. E al termine del primo giro si è così ritrovato in seconda posizione con 4 penalità. Fuori dai giochi per la rincorsa al titolo, Soulier ha corso in scioltezza anche il secondo passaggio, dimezzando i pochi errori fatti in avvio, e al termine con 6 penalità finali si è aggiudicato la gara. Oggi è stata veramente molto dura per via del caldo. Dopo il primo giro pensavo veramente di non farcela perché ho avuto un calo fisico, pensavo di cadere, di svenire. Poi alla fine, un po' di acqua, un po' addosso, un po' qua, un po' là, ho ripreso. Ho guidato bene tutta la gara, mi è piaciuta. Le zone sono riuscito a farle quasi tutte a zero, quindi una giornata più che positiva. Poi come dici te, c'è tanti giovani, però alla fine ce l'ho fatta. Sono molto contento, grazie. Andiamo con il secondo alla chiamata, fotografie blazzate per... Ed è stata ottima comunque anche la gara del brianzolo della Ossa Riccardo Cattaneo, che invece cercava qui a Castellinaldo il balzo vincente verso il titolo 2012 e tutto sommato non è stato disturbato più di tanto dal successo di Soulier. 3 penalità al primo giro hanno lanciato Cattaneo in testa alla gara, ma le 6 penalità rimediate al secondo passaggio gli hanno impedito di vincere, ma resta comunque davanti ai suoi principali avversari. Ma la gara è andata abbastanza bene, siamo partiti bene, abbiamo girato a 3 il primo giro che è stato un bel punteggio, poi il secondo giro il caldo ha avuto la meglio, abbiamo avuto un po' di problemini fisici e abbiamo messo giù qualche piede in più. Sono contento per Soulier che è arrivato così a prima gara, così ha battuto tutti. Beh, spero che in campionato non cambi niente, però va bene così, è andata così. Ringrazio sempre tutti, la mamma, il papà, il team, gli sponsor, tutti, l'amorosa e tutti, e spero vada meglio la prossima. Con un passo leggermente più corto, l'abruzzese della Beta Davide Zaccagnini è rimasto ben presto escluso dalla lotta per il successo, ma è riuscito comunque a salire sul terzo gradino del podio nonostante un calo di risultati sopraggiunto sul finale di gara. A termine Zaccagnini ha chiuso terzo con 19 penalità. Discreta invece la gara del toscano Leonardo Valenti su Beta, che al primo anno nella categoria HTR3 si dimostra pronto a lottare anche per il successo. 10 penalità al primo passaggio lo hanno posizionato al quarto posto provvisorio, che ha saputo mantenere tranquillamente anche nel secondo passaggio, chiudendo la gara con 23 penalità complessive. Quinta posizione per Marco Fioletti, brianzolo in sera alla scorta, che ha compromesso un risultato sicuramente migliore per via dei troppi errori commessi nel primo giro. Un discreto recupero infatti al secondo passaggio gli ha consentito di sopravanzare diversi avversari e chiudere con 33 penalità al quinto posto. E a seguire in sesta posizione troviamo Federico Corti, che dopo un discreto primo giro ha perso tutto il vantaggio sul finale di gara, chiudendo sesto con le medesime penalità di Fioletti, ma con 2 passaggi netti in meno. Un primo giro disastroso rovina la prestazione del bresciano Daniele Tosini su Ossa, che ha commesso errori non certo perdonabili per un pilota della sua esperienza. Infatti al secondo passaggio Tosini ha ritrovato la giusta concentrazione girando con un ritmo da podio, ma oramai il danno per lui era fatto e deve così accontentarsi del settimo posto. Fine, hai visto? Fine, hai visto? Concludo con un ringraziamento a tutti i presenti e basta. E a fine gara non c'è molta voglia di festeggiare, già questa era una gara nata nel ricordo di Diego Bosis, quindi la presenza anche di papà Giacomo ha permesso agli organizzatori di consegnargli un trofeo alla memoria, ma purtroppo si è dovuto anche ricordare Giulio Mauri, che come dicevamo è scomparso alla vigilia di questa gara. Quindi un podio dimesso, piloti che non sono saliti, un applauso chiaramente per riconoscere il loro valore e un saluto a tutti.
un ottimo lavoro quello fatto dal Motoclub Real Trial di Castellinaldo, che invita tutti quanti a tornare a visitare questa struttura per allenamento, per potersi anche fermare in relax. Una struttura che ha dimostrato ancora una volta di essere all'altezza di grandi manifestazioni, così come di scuole, avviamento trial. E da Castellinaldo è tutto, arrivederci al prossimo anno.